Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il lutto nel mondo della sanità regionale, lo sgomento a Teramo per la morte improvvisa di Roberto Fagnano, stroncato da un infarto fulminante proprio nel capoluogo aprutino, dove è stato per anni direttore generale della ASL. È morto nel reparto di emodinamica dell'ospedale Mazzini dopo 2 ore di tentativi disperati per rianimarlo. Il sindaco di Teramo D'Alberto preannuncia il lutto cittadino e si fa strada l'ipotesi di intitolare proprio a Fagnano il nuovo ospedale di Teramo. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli e poi quello con il ricordo di Fagnano curato da Enzo Luongo della redazione di Telemolise. Roberto Fagnano, 56 anni, ex direttore generale dell'ASL di Teramo, è deceduto questa mattina alle 10 all'ospedale di Teramo. Il prossimo e nuovo ospedale teramano porterà il suo nome. Commozione, sgomento tra colleghi e amici. Sono tutti in lacrime davanti alla sala dell'emodinamica del Mazzini, dove giace Roberto Fagnano. Non ce l'ha fatta a superare un infarto massivo dovuto all'ostruzione coronarica. La sua famiglia sta arrivando da Campobasso, dove lui risiedeva stabilmente. Nonostante fosse stato nominato direttore generale dell'Agenzia Regionale della Sanità, a Teramo veniva spesso, conservava un appartamento a Piazza Sant'Anna, nel centro storico, dove si trovava questa mattina, quando ha avuto un malore. Intorno alle 8:30 è passato a prenderlo un amico con il quale doveva recarsi ad un incontro. Gli ha aperto la porta dicendogli che stava male. In pochi minuti tutto è precipitato, è arrivata l'ambulanza e i rianimatori hanno tentato l'impossibile. Rianimazione che è proseguita per oltre 2 ore all'unità di emodinamica del nosocomio teramano. Tutto inutile. Bisogna fare un encomio ai soccorsi della teramana, un soccorso ineccepibile. Hanno tentato per più di 2 ore di rianimarlo in tutti i modi, però tecnicamente, dopo lo spiegherà il dottor Napoletano, il direttore generale Roberto Fagnano non ce l'ha fatta e purtroppo devo dire che è deceduto. Ecco. In realtà i soccorsi sono arrivati subito, però purtroppo si è avuto un'occlusione della coronaria di destra che ha portato un infarto con sicuramente conseguenze elettriche, cioè la fibrillazione ventricolare, perché quando sono arrivati i soccorsi del 118 purtroppo era già in midriasi, è un segno purtroppo che il cervello ha subito dei danni enormi. Poi è stato portato, rianimato sul posto dal 118, è portato qui in emodinamica e poi si è continuata la rianimazione per un'ora e un quarto almeno qui sotto, rianimato, massaggiato per un'ora e un quarto, un'ora e mezza, no, tempi un po' precisi stanno scritti sotto sulla diaria, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A Teramo si sono precipitati anche gli assessori regionali Verri e Fioretti per il consiglio regionale in programma per oggi, è stato chiesto un rinvio. In questo mese e mezzo, 2 mesi, non so neanche io i giorni, già aveva dato un valido contributo, già eravamo in sintonia per quella che era una riorganizzazione della sanità della nostra regione. Un uomo con una esperienza, con una capacità gestionale e aggiungo anche con un comportamento empatico, familiare. Trattenere le lacrime è difficile per tutti, anche il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, nel riconoscere l'impegno profuso da Fagnano per la città, ipotizza il lutto cittadino. Parole di cordoglio anche da parte del presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, che ricorda la lucidità e la visione professionale dell'ex direttore generale dell'ASL. Anche il governatore Marco Marsiglio piange un valido professionista dalle grandi qualità umane. Il suo sogno era realizzare il nuovo ospedale di Teramo, ricorda piangendo l'attuale direttore generale di Giosia. I finanziamenti li aveva ottenuti con grandi sacrifici. E subito si concretizza la possibilità che il futuro nosocomio cittadino possa portare il suo nome. Avvocato, insegnante, da anni dedicava la sua vita alla sanità, sempre con ruoli di vertice. Nel 2005 fu Michele Iorio, all'epoca presidente della regione, a sceglierlo per l'incarico di direttore generale della sanità molisana. Era anche lui ad andare ai tavoli con i tecnici ministeriali per tentare di resistere ai tagli che Roma voleva imporre. Il trasferimento in Abruzzo nel 2014, quando viene chiamato a guidare l'ASL di Teramo, direttore generale. Qui fa un lavoro eccezionale, tanto che quando
la scorsa estate ha lasciato l'incarico per assumerne un altro più importante, quello di direttore generale della sanità abruzzese, alla cerimonia di addio centinaia di persone arrivarono per ringraziarlo. E ancora una volta era venuta fuori la sua grande passione per quello che faceva, si era commosso nel chiudere quel periodo di lavoro a Teramo. Innanzitutto il dispiacere è tanto, poi lasciamo un'ASL sicuramente più forte di quella che abbiamo trovato. Era una persona con doti eccezionali, Roberto Fagnano, tutti lo sapevano, tanto che lo scorso anno il suo nome era stato indicato anche per la candidatura a presidente della regione. La politica però l'aveva praticata solo da giovane, quando era stato consigliere comunale a Campobasso. Quando proprio nella sua città si è sparsa la voce della tragedia avvenuta, è stato un colpo al cuore per tutti. Una di quelle notizie che sconvolgono, che lasciano senza parole. Oggi il Molise dice addio ad un uomo brillante, un galantuomo, una figura rara di questi tempi. Poi resterà nella mente di tutti, soprattutto quel suo sorriso rassicurante. Ed è così che vogliamo ricordarlo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ancora una notizia di cronaca che arriva da Chieti. Un uomo di 82 anni, Giuseppe Tacconelli, è morto la notte scorsa nell'ospedale Teatino, dove era stato ricoverato dopo essere stato investito in serata in via Masci, dove abitava. L'anziano è stato investito dall'utilitaria condotta da una donna mentre attraversava la strada. Era stato subito soccorso e poi portato in ospedale dal 118. Sul posto hanno operato per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di sindacati di lavoro. Dopo il fallimento della OMA decretato dal Tribunale, i sindacati guardano al futuro dei 330 lavoratori che al momento continuano a lavorare regolarmente nell'azienda. Il punto della situazione nel servizio di Paolo Renzetti. Qual è al momento la situazione? Vogliamo chiarire anche a riguardo del destino di questi 330 lavoratori? Certo, c'è assolutamente bisogno di chiarire, perché questa mattina abbiamo appreso a mezzo stampa e non da via ufficiali che è avvenuto il fallimento della OMA, e questo è un dato inconfutabile e che sicuramente era predestinato. Dalla stampa però abbiamo letto questa mattina che anche tutti i 330 lavoratori della OMA, quelli sia abruzzesi che quelli toscani, hanno perso i posti di lavoro. Però qui dobbiamo dire che non è una notizia corretta, nel senso che ad ora i lavoratori stanno lavorando, non sono stati apposti i sigilli all'azienda. Quello che succederà nei prossimi giorni non lo sappiamo, ma sicuramente possiamo dire che almeno per questo momento i lavoratori sono in continuità e stanno lavorando. Si tratta ora di capire se ci sarà l'esercizio provvisorio oppure no, è questo il vero dilemma? Sì, perché per noi è fondamentale la continuità occupazionale. Solo attraverso la continuità occupazionale noi possiamo sperare di prendere nuove commesse. Oggi è in gioco una commessa importante della nuova opinione, che potrebbe garantire un lavoro al limite di 6 mesi, ma anche di più, e quindi è fondamentale giocarci questa partita in questi termini. Dobbiamo salvare il lavoro e il lavoratore. Per salvare il lavoratore abbiamo bisogno di nuove commesse. Per salvare il lavoratore abbiamo bisogno di esercizio provvisorio. Ci sono dei gruppi industriali interessati alla OMA? Sì, ci sono almeno due manifestazioni di interesse ufficiali presentate in regione, la Majestic e la Contex. Quest'ultima ha presentato anche un piano industriale che rileva la gran parte dei lavoratori. È chiaro che dobbiamo fare un esame attento insieme alla regione per vedere quali sono più qualificati e soprattutto evitare che ci sia una situazione di speculazione nei confronti dei lavoratori. Per noi è necessario che ci sia la salvaguardia occupazionale e la salvaguardia del lavoro. RSA aziendale è preoccupata per il futuro, però ad oggi i lavoratori continuano a lavorare all'interno dell'azienda. Sì, in effetti questa diciamo, ci tranquillizza un attimino, perché abbiamo molta fiducia nell'esercizio provvisorio che a breve dovrà essere disposto dal curatore fallimentare nominato dalla recente sentenza. Quindi abbiamo molta fiducia nell'andare avanti, però senza non essere preoccupati per questa situazione veramente irreale.
Proseguiamo con la pagina sindacale. Tutti i punti vendita e i lavoratori dei supermercati e centri commerciali Auchan e Ipersimpli verranno assorbiti dal gruppo Conad. I sindacati esprimono preoccupazione per il futuro dei lavoratori e per domani hanno indetto una giornata di sciopero. Vediamo il servizio. Tutti i punti vendita dell'Italia e quindi anche dell'Abruzzo sotto le insegne Auchan e Ipersimpli stanno per passare al gruppo Conad. In Abruzzo e soprattutto nell'area metropolitana di Pescara la situazione è particolarmente preoccupante in quanto ci sono molti punti vendita che si sovrappongono con i punti vendita Conad già presenti e si corre il serio rischio che questa operazione comporti pesanti ripercussioni dal punto di vista occupazionale. E questo è il pensiero delle segreterie nazionali e regionali di Filcams CGL, Fisas Scott Cisle e Will Tux, che hanno già proclamato uno sciopero nazionale per domani di tutti i dipendenti Auchan Ipersimpli. Questa è una grandissima operazione che Conad sta facendo a livello nazionale e che riguarderà anche l'Abruzzo. Noi siamo molto preoccupati da questa operazione perché ci sono tanti punti vendita che passeranno sotto l'insegna Conad, ma noi non abbiamo alcuna garanzia del fatto che i lavoratori abbiano una salvaguardia occupazionale e che vengano mantenute le condizioni in essere. Conad è già presente in maniera molto importante nella nostra regione, ha una quota di mercato molto più alta di tutti qualsiasi altra società e molto più alta di quello che ha Conad negli altri territori, per cui il fatto che acquisisce altri supermercati, che spesso sono anche di rimpettai con i supermercati esistenti, vuol dire che ci saranno indubbiamente degli esuberi e dei problemi occupazionali e su tutte queste cose Conad ad oggi non dà alcuna risposta. C'è forte preoccupazione in seno a una fase di passaggio dove la Conad non risponde, non dà risposte definitive, nonostante le organizzazioni sindacali hanno ottenuto al Ministero l'ausilio di eventuali ammortizzatori sociali per quei punti vendita magari un po' più problematici, quindi il non rispondere è sinonimo di preoccupazione, forte preoccupazione, non a caso noi domani saremo il 30 sotto il Ministero a manifestare contestualmente la trattativa. Conad dall'inizio o chi per loro, perché noi oltretutto questa trattativa è partita anche, voglio dire, con è partita male ed è finita anche peggio, perché noi abbiamo sempre trattato con uno studio legale, noi non abbiamo mai incontrato i titolari a trattare proprio la vicenda con Auchan e quindi abbiamo un problema fondamentale che è quello di capire le risposte, di avere delle risposte da questo grande gruppo. Loro avevano dichiarato 109 punti per formanti, loro li chiamavano così. Dopo qualche settimana si sono resi conto che anche in questi punti dovevano essere trattati degli esuberi e quindi noi immaginiamo con paura e con terrore cosa ne sarà degli altri punti vendita che invece loro dichiarano impuri, quindi da trattare in maniera particolare. Ecco, vogliamo delle risposte per tutelare tutti i 18.000 lavoratori. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. I laboratori nazionali del Gran Sasso escludono che sia riconducibile alla propria attività la presenza di tracce di contaminanti nelle acque in scarico dal traforo, così come denunciato dalla mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso sulla base delle analisi effettuate da ARTA nello scorso febbraio in due diversi punti di campionamento. La strumentazione di monitoraggio in continua, scrive in un comunicato l'Istituto di Fisica Nucleare, non ha rilevato alcuna anomalia. Inoltre, si precisa nel comunicato, l'esano non sarebbe sostanza utilizzata nei laboratori. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare conclude dicendo che esano e trimetilbenzene sono comuni componenti dei combustibili per autotrazione e che i punti di campionamento sono esterni ai laboratori. A tal proposito la Ruzzoreti, gestore idrico del Teramano, ha sottolineato con un comunicato stampa che l'acqua contaminata non è stata mai immessa nelle condotte potabili. Proseguiamo adesso e ci spostiamo a Pescara. Il primo documento di programmazione del sindaco Carlo Masci dimentica le esigenze della città. Il Movimento 5 Stelle denuncia questo e presenta le proprie alternative per una Pescara più funzionale dal punto di vista dell'urbanistica. Vediamo. Critiche sono arrivate sul DUP presentato dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dalle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle questa mattina presenta il suo documento unico di programmazione. Quali sono, consigliera Alessandrini, le priorità?
Allora, le priorità per la città sono elencate per il Movimento 5 Stelle in tre principali linee di azione, che sono quelle della città sicura, della città sostenibile e della nuova Pescara. Tutti filoni completamente assenti nell'aggiornamento del documento unico di programmazione presentato ieri in consiglio dal sindaco Masci. Una città più sicura, quindi in cui c'è bisogno di un'azione da parte delle forze dell'ordine, ma anche di azioni sociali, e continuiamo a proporre l'istituzione di un ufficio dedicato alle periferie, che quindi possa inserire una serie di interventi ad ampio raggio sul sociale, sulla struttura territoriale, sull'urbanistica, mettendo insieme anche gli enti che si occupano proprio di programmazione e di volontariato. Altre cose riguardano proprio la riqualificazione della nostra città, per esempio la messa in sicurezza dell'asse attrezzato, 15 milioni di euro dell'ANAS per quanto ci riguarda non devono essere utilizzati per abbattere lo svincolo a trombetta. Questa non è una priorità della città da compiere entro l'anno. Invece c'è bisogno di impiegare questi soldi, ad esempio, per la messa in sicurezza dell'asse attrezzato. E abbiamo visto ieri tanta carta inserita, consegnata al protocollo. Ci sorprende come l'ex presidente del Consiglio Pagnanelli, che quando vedeva centinaia di foglie da parte del Movimento 5 Stelle non batteva ciglio nel dichiararli inammissibili e nel farli decadere, ci sorprende che questo atteggiamento da migliaia di fogli invece lo abbia portato in consiglio nella prima occasione utile. Fa davvero sorridere, diciamo, la coerenza di certi personaggi. Fa sorridere innanzitutto che la consigliera Alessandrini non si sia resa conto che nel frattempo è cambiata l'amministrazione comunale e il presidente del consiglio comunale non è più il sottoscritto, ma evidentemente lei continua a considerare presidente il sottoscritto. Questo in parte mi fa onore, in parte mi fa sorridere, ma la differenza è questa, è che nella passata amministrazione il Movimento 5 Stelle più e più volte ha presentato centinaia se non migliaia di emendamenti fatti con il ciclostile e privi di alcun contenuto migliorativo della delibera. I nostri emendamenti invece sono tutti quanti contenutistici e tutti quanti finalizzati alla modifica del DUP in un senso di visione della città completamente diversa da quella che vuole l'amministrazione comunale. Quindi non si tratta di scegliere se presentare o non presentare tanti emendamenti, ciò che conta è il contenuto degli emendamenti. Quindi ripeto, la consigliera Alessandrini pensasse a fare opposizione oggi e a vedere se effettivamente è contrario o favorevole alla delibera e a togliersi dalla testa i precedenti scontri evidentemente ancora non digeriti con il sottoscritto. L'autostazione di Roma resterà a Tiburtina. Il sindaco della capitale, Virginia Raggi, rassicura così il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, con uno stop all'ipotesi di spostamento dell'autostazione nel quartiere Anagnina. Al momento quello del sindaco di Roma è soltanto un impegno, perché una decisione ufficiale non è stata ancora presa, ma stando alle parole della Raggi, l'hub di Tiburtina continuerà ad ospitare i pullman che ogni giorno scaricano centinaia di lavoratori e studenti provenienti dall'Abruzzo e non solo. Intanto, domani mattina la Lega ha organizzato una protesta davanti l'autostazione Tiburtina per continuare a fare pressione sul sindaco di Roma, a cui parteciperà anche una delegazione della Lega Aquilana. Andiamo a Chieti adesso. Il Consiglio Comunale ha approvato il piano di programmazione commerciale. Il sindaco Umberto Di Primio, il vice sindaco Giampietro e l'assessore Di Biase, che aveva la delega al commercio fino a quest'estate, ne hanno illustrato i punti principali. Il servizio di Giuseppe Dintino. Dopo 18 anni consegniamo alla città un piano programmatorio, un piano completo, un piano che mi auguro a partire da ieri, neanche da oggi, ma soprattutto per il futuro, sia trasformato in azione. Chieti approva il nuovo piano per il commercio, il Consiglio Comunale lo ha votato all'unanimità e questa concordanza rappresenta un unicum per la classe dirigente teatina. Durante tutto il lavoro che è stato realizzato c'è stata, come dire, una condivisione di idee sia della maggioranza sia dell'opposizione. Devo dire che ieri la valenza, come diceva lei, di questo piano commerciale ha fatto sì che con gli emendamenti che abbiamo in qualche modo presentato abbiamo cercato di migliorare tutto il lavoro che era svolto e devo dire che ha avuto l'unanimità dei presenti all'interno del Consiglio Comunale. Devo dire un fatto che non succede pochissime volte, ma che ieri, devo dire, ha fatto sì che acquisisse ancora più importanza.
importanza il lavoro che è stato realizzato. Diverse le novità in programmazione per rilanciare le attività commerciali. Uno di questi punti ovviamente è il discorso della mobilità, è una cosa assolutamente importante che dopo forse decenni si definiscono in maniera sistematica, quindi vengono messe a sistema le aree mercatali, che sono tre, due nella parte alta e una nella parte bassa, che sono quelle storiche, ma c'erano sempre le proroghe, finalmente siamo riuscite in qualche modo a definirle in maniera precisa. Il tempo ora ci dirà se il piano sarà rispettato, se così fosse potrebbero essere subito evidenti le ripercussioni sul territorio. Il piano commercio non è solo il piano del rilancio del tessuto sociale economico, ma è anche il piano del rilancio urbanistico, del traffico e della viabilità. Se saremo capaci veramente avremo il coraggio di creare il round, il senso unico, i parcheggi a spina di pesce, credo che gli effetti saranno immediati, altrimenti il tutto rimarrà lettera morta. Voltiamo pagina, questo ottobre ci ha riservato giornate di caldo record e c'è anche chi ne ha approfittato per fare gli ultimi bagni al mare, caldo che però ha le ore contate perché in arrivo una perturbazione che farà scendere le temperature e porterà un primo assaggio d'autunno con pioggia e venti forti, con un calo delle temperature oltre i 10 gradi. Vediamo il servizio. Ottobrata da record ormai agli sgoccioli, con gli ultimi bagni per i più coraggiosi, le maniche corte, le giornate ancora in spiaggia, temperature costantemente nelle ore più calde attorno ai 24 gradi, pioggia grande assente, l'incredibile fioritura di alcune specie vegetali, la conseguenza del clima primaverile. Intanto in molti hanno goduto appieno dell'ottobre più mite degli ultimi anni. Nel corso del mese la temperatura più elevata in Italia è stata quella di Alghero con 32 gradi. Ecco gli ultimi bagnanti. Un'estate così lunga è rara, nel senso che si può fare tranquillamente il bagno senza neanche avere freddo. Quindi l'acqua è ancora molto calda? Sì, sì, ma poi in quest'area che è riparata non entrano le correnti, quindi il bagno è facile. Lei è un appassionato chiaramente. Sì, sì. E stagioni del genere se le ricorda? Ma sì, ho fatto il bagno anche, diciamo, l'estate di San Martino, capita spesso da queste parti. Siamo tedeschi, veniamo dalla Germania. Dalla Germania. Siamo in vacanza qua. E avete trovato questo tempo? Questo tempo bellissimo, abbiamo avuto proprio fortuna, sì. Vi siete fatti il bagno? Sì, lui, mio marito, se l'è fatto il bagno perché è più duro di me. Ultimi bagni dunque, mentre dalla Scandinavia una perturbazione alimentata da correnti più fredde si abbasserà gradualmente di latitudine e farà il suo ingresso sull'Italia e sulle regioni adriatiche. Il cambio di stagione, insomma, alle porte. E siamo così arrivati alla pagina dello sport. La apriamo parlando di Serie B del Pescara. Questa sera alle 21 il Delfino giocherà sul campo della Juve Stabia per dare continuità alla splendida prova di sabato contro il Benevento. Non sono molti i precedenti allo Stadio Menti che il Pescara ha espugnato una volta soltanto. Nell'ultima partita disputata erano in campo gli attuali allenatori delle due squadre, vale a dire Luciano Zauri e Fabio Caserta. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Non sono molti i precedenti al Menti di Castellammare tra Juve Stabia e Pescara. Nei 5 episodi i biancazzurri hanno vinto una sola volta, poi un pareggio e 3 vittorie delle Vespe. Finì 0-0 nel 73-74 in Serie C. Sempre nella terza serie, stagione 2007-2008, il Pescara colse la sua unica vittoria, a cui si riferiscono queste immagini, 3-1 con le marcature firmate da Felci, autore di una doppietta, e il sindaco Sansovini, nel finale autorete di Diliso. Era il Pescara fresco di retrocessione, da poco affidato a Franco Lerda e appena ricostruito da Enzo Nucifora. Poco dopo sarebbe subentrata la famiglia Soglia alla presidenza. Nella stagione successiva, aprile 2009, nessuno scampo per il Delfino post fallimento, guidato in panchina da Cucureddu e che fu asfaltato nel solo primo tempo dalle marcature di Capparella, Peluso e Gaeta. 3-1 finale fissato dalla rete della bandiera dell'uruguaggio Lions. Quindi i due precedenti in Serie B, sempre ad appannaggio della Juve Stabia. Nel settembre 2011 il Pescara
Pescara di Zeman fu beffato 3-2 al 90esimo dal rigore di Erpen alla fine di una gara pirotecnica nella quale andarono in rete anche Daniele Vicius, Scozzarella, Togni e Immobile. Nel gennaio 2014, prima di ritorno, un Pescara davvero brutto fu superato in rimonta dopo l'autogol di Ghiringhelli, le reti nel finale di Lanzaro e Di Carmine su rigore. Fu l'avvio della striscia negativa che portò all'esonero di Pasquale Marino. Una curiosità, in quest'ultimo precedente in campo c'erano Fabio Caserta e Luciano Zauri, il primo capitano della Juve Stabia, il secondo capitano lo divenne dopo la sostituzione di Riccardo Magnero, altro superstite di quella partita. Ora Caserta e Zauri sono i due allenatori e si sfideranno idealmente dalla panchina. E venendo proprio al match di questa sera, ore 21, direzione di Volpi di Arezzo, Zauri sarà privo di Fiorillo, Castanos e dei Lungodegenti. Oltre alla presenza di Castrati, dovrebbero essere confermati Assetto e Uomini visti con il Benevento, con un paio di dubbi, l'eventuale riposo di Masciangelo a beneficio di Del Grosso e la conferma o meno al centro dell'attacco di Borrelli in concorrenza con Maniero. Chiunque sarà in campo respirerà aria di casa, essendo entrambi napoletani. Sul fronte Juve Stabia mancheranno Germoni squalificato, ma anche Di Gennaro, Allievi, Bifulco e Mastalli. In difesa certi in pratica gli impieghi di Ricci a sinistra e Tonucci al centro al posto di Mezzavia. Molti dubbi dalla cintola in su. Addae e Carlini insidiano Calvano e Mallamo, mentre in attacco l'ex del Sole può soffiare una maglia ad uno tra Canotto ed Elia. Adesso la Serie C, due gol bellissimi ma soprattutto prestazioni sempre più convincenti per Domenico Mungo, che ha preso per mano il Teramo, reduce da tre successi di fila. Il centrocampista ex Cosenza racconta al nostro microfono le due reti che rilanciano le quotazioni biancorosse in campionato. Sentiamo l'intervista di Ania Cantagalli. Due gol, un assist, il secondo bellissimo gol, una vittoria che serviva ovviamente per rientrare finalmente, entrare finalmente in zona playoff, ma anche per te una grande prestazione. Sì, dovevamo dare continuità ai risultati che abbiamo fatto domenica e mercoledì e ci eravamo detti di vincere o di portare assolutamente punti ed è quello che volevamo tutti e alla fine i punti li abbiamo portati e sulla mia prestazione penso di... Oggi magari si vede un po' di più la mia prestazione perché ho fatto gol, ma penso che nelle ultime partite, pure giocando da esterno, avevo fatto delle buone partite, solo che non avevo fatto gol. Però meglio così. Ho parlato pure con dei ragazzi e mi ha detto che pure il loro mister è bravo. Però oggi noi volevamo portarla a casa, volevamo vincere e abbiamo fatto di tutto per vincere, siamo stati bravi e ci siamo riusciti. E il calcio adesso, sì, mo tutti mungo perché ho fatto gol, perché stiamo vincendo, ma... Come d'altronde da tutte le parti, e inizio anno c'erano già un po' il sentivo delle lamentele, ma sono sempre stato concentrato e adesso però stanno venendo fuori i risultati e pure le mie prestazioni. Sì, ma oggi abbiamo giocato tutti bene, perché se non mi arriva in giusto tipo la palla di Bombaggi, ma l'ho messo direttamente in porta, bastava solo stop, lasciando stare il secondo che magari ha sbagliato il portiere, sì, avevo fatto una bella azione, però se il portiere rimane in porta non... è scivolato, la prende, ma diciamo che oggi tutti volevamo vincere e la volevamo portare a casa e tutti secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Con queste tre vittorie consecutive cambia la classifica, ma cambia qualcosa anche nella vostra consapevolezza? Sì, più in noi, perché noi la classifica non la guardavamo prima e non la guardiamo nemmeno adesso, perché non è dopo 10 giornate che si guarda la classifica. Qualcosa in noi cambia perché sono tre partite che portiamo punti a casa e portiamo entusiasmo nello spogliatoio, a Teramo e tutto. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con Diretta Stadio per seguire la partita fra Juve Stabia e Pescara con Andrea Costantini e i suoi ospiti e dallo stadio Menti Paolo Renzetti per il commento della partita e il dopogara. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.